Buonasera a tutti da Maria Luce Villa e dal team di Rete Informatica Lavoro. Bentornati a questo nuovo appuntamento del giovedì sera, sempre organizzato anche dalla nostra Academy. Come sempre vi chiedo cortesemente se mi sentite e vedete in chat. Perfetto, grazie Marco. Buonasera a tutti ancora. Bene, finalmente questa sera apriamo un argomento che non abbiamo mai toccato finora, quindi quello delle professioni. In particolare quella di formato. Sarà un webinar un po' diverso dal solito, dove sicuramente è richiesta la vostra interazione e partecipazione con le domande. E sono convinta che anche il relatore di questa sera sarà molto bravo a sollecitarvi. Quindi intanto ve lo presento e lo invito sul palco, Massimo Mazzone, tecnico professionista e istruttore informatico. Ciao Massimo, eccoci. Eccoci, Ciao, eccoci qua. Buonasera, benvenuto. buonasera a tutti. Benvenuto a questo tuo primo webinar con noi, ma in realtà tu hai già partecipato al Tech Job Day di novembre con noi come relatore di un webinar. Lo potete vedere e rivedere sul nostro canale YouTube. Vi anticipo che lo ritroveremo anche in altri appuntamenti ad aprile a maggio. Dunque, questa sera, come dicevamo, dal punto di vista della struttura del webinar andremo un po' a braccio, a seconda delle vostre domande, delle domande che abbiamo ricevuto anche sui canali social. Vi chiedo cortesemente come domande, per favore, soltanto nella sezione domande, mentre la chat la utilizzeremo per i vostri scambi oppure Massimo se vuole chiedere, fare domande al pubblico in maniera molto veloce e smart. Quindi come la chat, quindi questa sera la utilizzeremo tutti per supporto e altre informazioni, risponderò anch'io in chat. Verso la fine del webinar vi condividerò anche una survey, così ci potete aiutare anche dal punto di vista di miglioramenti o identificare nuove tematiche da portarvi, in questi webinar del giovedì. Quindi partiamo, dai Massimo. Prima di allora facciamo una cosa, ti faccio la domanda più semplice del mondo. Come? Perché sei diventato un tecnico informatico? Così almeno ti presenti agli utenti e ti lascio la parola a te. Io intanto sto qui e ti do un supporto dal punto di vista anche per le domande, per la Va bene, tutta. d'accordo. Va bene. Allora, innanzitutto spendo solo una parola per ringraziare te, Maria Luce, dell'invito e mi fa di nuovo piacere essere qui. È un onore. Come abbiamo detto quando eravamo offline, per me è una cosa nuova perché apparire in pubblico, non mi era mai successo. Saluto cordialmente tutti gli amici che sono collegati con noi e ringrazio, colgo l'occasione per ringraziare le persone che nel webinar sul Tech Job Day hanno perso un po' di tempo per mandarmi dei messaggi in privato e farmi un minimo di complimenti. Io comunque vi ringrazio perché ho notato un nome che è passato e con cui avevo parlato. Quindi È sì, ho conosciuto. riconosciuto. Grazie mille. Grazie. Allora, per rispondere alla domanda di Maria Luce e quindi iniziare a gettare un po' di carne al fuoco per l'argomento di questa sera, e vi racconto in breve, diciamo, la mia professione. Io sono un tecnico informatico, però non è che, diciamo, lo sono diventato in 10 secondi, no. E in breve ho avuto la grande fortuna di avere, diciamo, alle mie spalle, una famiglia che mi ha molto aiutato, con questa passione. Perché? Ve lo spiego in breve. Questo è l'episodio chiave, diciamo, della mia vita che mi ha portato a conoscere e a vedere da vicino i computer. A 3 anni, pensate un po', a 3 anni ero molto piccolo, quindi di computer che cosa ne potevo sapere a 3 anni? Eravamo a casa di un mio parente, improvvisamente sono sparito. Questo è un racconto che mi ha sempre fatto in questa maniera mia madre, poi io. 3 anni, non è che mi ricordo tutto, non mi ricordo niente. E mi hanno trovato praticamente nella stanza del mio parente, di mio zio, con il joystick in mano, giocavo ad un gioco e mio zio aveva giurato e spergiurato che il computer era spento, era totalmente spento. Quindi si chiedeva: ma com'è possibile che l'ha acceso ed è riuscito a giocare? Parliamo di un computer vecchio stampo, quelli con le cassettine, quindi ai tempi del Commodore, l'MSX, quindi siamo proprio negli anni 80, 85, insomma. Quando hanno visto questa scena, allora mio zio ha consigliato ai miei genitori di
di dar da mangiare a questo tipo di passione. E io, pensate un po', piccolo, e che comunque non potevo sapere granché né di programmazione né di niente, pensate un po', nell'85 io mi sono ritrovato a casa a 3 anni con, come regalo di compleanno, il Commodore 16. Uno dei primi Commodore, c'era il VIC, già il VIC 20, però c'era il Commodore 16 che è stato il precursore, poi ci fu il Commodore 64. E io a 3 anni già sapevo, mi dissero, mio zio mi disse scrivi LOAD, che è la parola magica per far partire la cassetta, e io avevo già il gioco di Bruce Lee a 3 anni. Quindi pensate un po', è stata una passione proprio nata, e a 3 anni già ero proiettato in questo mondo. Poi, ripeto, io ringrazio e ringrazierò sempre i miei genitori perché hanno nutrito questa passione in una maniera, direi, non dico maniacale, però sono stati molto vicini, nonostante mio padre o mia madre sono, lo dico proprio nel gergo tecnico, ignoranti su queste cose, cioè non gliene frega niente. Però vedendo questa cosa del figlio, hanno preferito proprio nutrire questa passione e chissà, magari un giorno potesse sfociare in qualcosa di buono. E così è stato, così è stato. Questo è il mio episodio, diciamo, chiave, la chiave di volta che mi ha portato ad essere oggi quello che sono. Poi è ovvio, crescendo ho dovuto sostenere degli studi, ho dovuto frequentare dei corsi, ho preso dei titoli, continuo ancora a prendere dei titoli, Maria Luce lo sa, ne abbiamo parlato, proprio nelle ferie di Natale ho dovuto sostenere altri 9 esami per prendere un altro titolo che mi rende anche supervisore EIPAS, quindi è un macello, è un macello. Ottimo. Io lascio la parola a te per raccontare ancora meglio dal punto di vista anche tecnico com'è il tuo lavoro e quindi i trucchi, tutte le modus operandi che puoi consigliarci. Quindi io lascio la parola a te, ci vediamo fra un po' per, sì. E poi vediamo un po' per le domande, ok? Se hai bisogno sono qui. Ciao. 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 Allora, il mio lavoro, il lavoro del tecnico informatico, sembra un lavoro, come dire, semplice, perché vi dico la verità, in 20 anni e passa di esperienza, molti miei amici si sono affacciati a questo mondo. Però ora, diciamo, ora come ora, voler diventare un tecnico informatico comporta non tanto sacrifici a questione di studio, cioè sì, è ovvio, bisogna studiare la teoria, è sempre importante, anzi importantissima, ma bisogna essere molto fortunati nell'avere già anche un po' di pratica, perché il tecnico informatico è colui che quando viene chiamato da un datore di lavoro, da un'azienda, da un qualsiasi tipo di ente, deve saper fare un po' di tutto. In primis, nelle aziende dove si sa che il pericolo è sempre dietro l'angolo, sui server, sui backup, sui ripristini, sui blocchi del computer, il tecnico deve essere pronto a saper fronteggiare ogni tipo di problema. Infatti, come vi diceva prima Maria Luce, questa sera potete approfittare anche a scrivere le domande e io, quando quelle che Maria Luce mi girerà, sarò lieto di poter rispondere. Molti si chiedono come poter diventare tecnici, cioè partendo da zero. Come si fa a diventare un tecnico? Allora, si seguono dei corsi professionali, oltre, diciamo, a chi invece sceglie la strada dell'informatica sotto l'altro punto di vista, che non è quello del tecnico, ma è quello del programmatore. Nell'informatica ci sono 2 strade. C'è la strada del tecnico informatico e c'è la strada un po' più, molto più complicata, del programmatore. Molto spesso però un programmatore che non è tecnico sa accendere il computer, sa programmarlo, però se c'è un danno al computer molto spesso non sa risolverlo a livello hardware o magari anche a livello software se non è capace di installare i programmi. Un po' difficile nel 2022, però vi assicuro che c'è tanta gente ancora oggi che sono veramente dei professionisti in gamma sui loro programmi, sull'assembler, sul C++, sul Java, su tutte le piattaforme dove si possono costruire i programmi, però se devono
riconoscere un difetto di funzionamento della RAM, capire se un alimentatore è saltato, capire se l'hard disk presenta dei problemi, se il computer è lento perché ha un collo di bottiglia e quindi bisogna sostituire l'hard disk, perché ormai l'hard disk è roba vecchia in funzione degli SSD. Voi sapete, no, che ci sono adesso gli SSD, e metterli su un computer, anche un computer vecchiotto, cambia la vita, perché l'SSD toglie la rogna del disco ferromagnetico. Il tutto viene tramutato in chip, come le memorie dei cellulari. Quindi quel tipo di memoria ha una velocità di lettura e scrittura superiore rispetto all'hard disk. Ecco che su molti computer e molte aziende iniziano a fare questo tipo di passaggio. Infatti, e poi torno subito, diciamo, sull'argomento titoli da conseguire, per chiudere il discorso, molte aziende stanno facendo questo passaggio, cioè togliere gli hard disk in funzione degli SSD. Sanno soprattutto che se su un SSD è caricato il sistema operativo, mentre con l'hard disk, solo per caricare la schermata iniziale, di solito va via un minuto e mezzo, con l'SSD roba di 6-7 secondi, cronometro alla mano, e vi sfido a farlo se avete un SSD in casa, riuscite già a far funzionare il sistema operativo. Quindi, qual è stato sempre il problema dei PC? Il fatto di non essere scattanti, il fatto di spesso di non essere performanti. E la colpa, pensate un po', in 20-25 anni che l'hard disk è stato adottato come sistema di storage, cioè dove si mettono i dati prevalentemente, c'è stato sempre questo problema. L'hard disk rappresenta sempre il collo di bottiglia. Quando una macchina rallenta è perché sotto ancora c'è un hard disk. Quindi, chiuso questo argomento, vi volevo parlare un attimo dei titoli da conseguire, perché molte persone si vogliono affacciare al mondo del tecnico informatico. Quindi quali corsi seguire, quali titoli prendere, almeno per capire come orientarsi nel mondo del lavoro. Io vi do un percorso, diciamo, in generale, quello che adesso nel 2022 va di più. Poi, in breve, vi dico invece i titoli che ho preso io personalmente. Allora, diciamo che nel 2022, se tu domani, dico tu in generale, domani vuoi intraprendere, capisci che la strada del tecnico informatico può darti un lavoro perché ne sei capace, dovresti frequentare un corso dove ottenere il certificato CompTIA A+. Questo certificato CompTIA, che poi non è A+, in inglese quello è CompTIA A+, ecco, diciamo i termini giusti, voi sapete che l'informatica è tutta inglese, io ogni tanto italianizzo i termini per far capire meglio alle persone. Però il CompTIA A+ è uno, diciamo, dei migliori certificati da conseguire se si vuole cominciare ad intraprendere, almeno a livello, come dire, base, la strada del tecnico. Assieme a quel tipo di certificazione bisognerebbe prendere anche una certificazione network, che si chiama Network Plus, e ora vi spiego che cos'è, e anche una certificazione sulla security, perché il tecnico non solo deve saper individuare il problema, ovviamente quando vi chiamano voi fate una diagnosi anche visiva della macchina per vedere che cosa è successo, poi bisogna anche, si prende il titolo network per imparare a gestire le reti informatiche. Un conto è andare in casa di una persona a livello, diciamo, privato, dove il computer è uno e quindi si fa il lavoro e finisce là. Se vi chiamano invece a livello aziendale, voi sapete che a livello aziendale ci sono le reti informatiche, quindi computer collegati, con il cavo LAN, quindi bisogna vedere se un computer improvvisamente non si riesce a connettere, capire tutti gli eventuali problemi, risolverli, ovviamente, altrimenti che tecnici siamo. Quindi network è una certificazione da prendere assieme alla CompTIA A+, proprio per avere un minimo di completezza, a completare il cerchio, per chiudere il cerchio, e l'ultimo titolo è il security, perché non solo il tecnico deve essere in grado di individuare, poi di sistemare le reti e anche di proteggere, perché security è la sicurezza informatica,
una delle cose, secondo me forse questa è anche la più importante. Quante volte mi hanno chiamato alcuni tipi di datori di lavoro allarmati dicendo ci hanno rubato i dati, hanno crittografato i dati e vogliono un riscatto per riottenere quei dati. Questo succede a causa della mancanza, diciamo, di sistemi di sicurezza che non sono stati ben installati nei PC di quell'azienda. Può capitare, dal semplice firewall al semplice antivirus. Molte volte io sono andato in posti dove l'antivirus non sapevano manco che cos'era, non l'avevano installato, e io ero basito della cosa, perché è impossibile che in una rete aziendale non ci sia l'antivirus. Però purtroppo in alcuni ambiti mi è capitato, è capitato. Quindi alla fine dei titoli, questo, diciamo, i titoli che vi ho consigliato sono titoli da prendere per chi vuole iniziare adesso la strada del tecnico informatico. Quindi se tra di noi, visto che siamo un bel gruppetto di persone, c'è gente che magari si vuole affacciare a questo tipo di mestiere del tecnico informatico, i titoli che vi ho menzionato sono da considerare. Parliamo in breve della mia strada invece. Allora, io ho avuto, ho avuto diverse fortune nella mia vita, quindi non solo i miei genitori che mi hanno aiutato, ma ad esempio la mia carriera, posso dire che ho avuto la fortuna di praticarla in maniera più sul posto quando ho frequentato, quando sono stato militare, quando ho fatto il militare. Ho avuto una fortuna incredibile e ve la spiego in breve la storiella. Praticamente il primo giorno arriviamo in caserma, io sono stato a Taranto come marina militare, e mentre eravamo sull'attenti, primo giorno, io non sapevo manco dove mi trovavo, ero tutto spaesato, e al microfono arriva un maresciallo e ci dice se c'era qualcuno che era in gamba con i computer. Io ho alzato la mano, perché non per arroganza, però l'esperienza mi ha portato a poter alzare la mano, e assieme a me alzarono la mano altri due. E niente, in pratica questo maresciallo ci portò in uno studio e disse: mettetevi d'accordo voi siete in tre, il primo dei tre che riesce a sistemare questo computer, loro avevano un computer lì dismesso che non riuscivano a far ripartire, rimarrà qui a lavorare, quindi lo prenderemo a lavorare nel nostro ufficio. L'ufficio si chiamava Euroformazione, me lo ricordo perché è stata l'esperienza forse una delle più belle che ho vissuto nella mia vita a livello informatico. E alla fine della fiera io ero l'ultimo, purtroppo nella conta ero l'ultimo, quindi pensavo ormai di non avere nessuna speranza. Le due persone prima di me non ebbero la meglio con quel computer, quindi andarono via. Io diedi un occhio a quel computer con uno sguardo, con una diagnosi visiva, e notai che i furbacchioni avevano montato un cavo dell'alimentazione a rovescio. Cioè, in parole povere, lo avevano fatto apposta per vedere chi se ne accorgeva. E ho avuto la grande fortuna che i due colleghi, chiamiamoli così, non hanno notato questa cosa qua. Quindi quando io ho notato il difetto, ho guardato il maresciallo e gli ho detto: ma a che gioco giochiamo? Presi il cavetto, lo girai, il computer ovviamente funzionò all'istante, ed ecco che sono stato poi reclutato nell'Euroformazione, con tutta una serie di vantaggi. Ho fatto l'insegnante, insegnavo per i marescialli. Quando ho finito il militare, poi mi sono recato, ho avuto la fortuna di essere contattato da un ente che si chiamava Trisoft nella mia città, io sono pugliese, e per poter lavorare però c'era bisogno di prendere un titolo. Questo titolo si chiamava IC3. L'IC3 nel 2009 era il titolo, diciamo, uno dei più forti da prendere, perché non solo è rilasciato da Microsoft, e voi sapete che Microsoft costruisce i sistemi operativi, Windows lo conosciamo tutti. Ho dovuto sostenere 4 esami, il libro era così, era qualcosa di mastodontico, però alla fine sono riuscito a superare questi esami e sono, grazie a questi esami, sono diventato a tutti gli effetti un insegnante, perché l'IC3, tra i vari vantaggi, chiedo scusa se la faccio vedere, però è questa qui. Microsoft manda questa spilletta che sembra edizione oculista, perché guardate quanto è piccola, non si riesce nemmeno a leggere neanche con un occhio bendato,
ogni tanto qualche battutina scappa, e dice praticamente questa Spilletta che io sono un istruttore autorizzato. Misera, diciamo, come ricompensa, è molto piccola, però diciamo il valore è stato grande, perché grazie a questo titolo non solo ho potuto insegnare per questa scuola che si chiamava Trisoft e ho insegnato informatica a tanti ragazzi. Subito dopo poi ho avuto una grande fortuna perché fui contattato da una scuola elementare per lavorare con i bambini. Io ho avuto una grande esperienza perché in gioventù sono stato animatore di Azione Cattolica e l'ho fatto per tantissimi anni. Quindi nella mia vita, come potete vedere, io non sono uno che ha il diritto di lamentarsi e di dire no, ho avuto una vita travagliata, il bullismo. Io ho avuto una vita piacevole ancora oggi e ho avuto tanti belli episodi. Infatti l'unire il fatto di essere stato animatore di Azione Cattolica e quindi lavorare a scuola facendo il tuo mestiere, cioè quello del tecnico informatico, è stato qualcosa di favoloso. Per me era, diciamo, il completare un percorso, un qualcosa che avevo iniziato da giovane e che non sapevo dove mi doveva portare. Quindi è stato veramente bellissimo, è stata una cosa veramente stupenda, stupenda. E, dopo questo titolo, l'ISI3, e dopo aver lavorato a scuola, sono stato contattato da un ente. Questo ente, per cui diciamo ancora oggi ho comunque dei rapporti di lavoro, si chiama Sicurala ed è un ente di formazione sempre nella mia città. Infatti tra le persone che sono collegate ho letto prima che c'è una mia collega, quindi colgo l'occasione, un piccolo saluto, quindi ciao Alina. E sono stato contattato da Sicurala non solo come insegnante ma come tecnico, come proprio come tecnico informatico. E non vi dico ovviamente la mia gioia, ero contento del fatto di dover essere un tecnico a tutti gli effetti e un insegnante a tutti gli effetti, quindi ho unito tutto quello che sapevo fare per diventare insomma un insegnante, oltre che un tecnico. La parte del tecnico non l'ho mai mollata, ho sempre unito tutti e due i percorsi in maniera tale da fare un lavoro completo, un lavoro completo. Tra poco, diciamo, vi voglio fare un piccolo excursus, vi farò vedere anche i ferri del mestiere, perché in questo webinar è vero che, come vedete, sto parlando io magari un po' troppo a livello teorico, però voglio fare anche, diciamo, vi voglio far vedere anche i piccoli mezzi del mestiere, quindi proprio gli strumenti che utilizziamo o che utilizzo, spero che anche i miei colleghi che sono in ascolto utilizzano, che anche loro, per poter fare al meglio il proprio lavoro. Ma prima di ciò volevo soltanto finire il racconto dicendo che durante la mia permanenza a Sicurala ho intrapreso un master, un percorso per prendere proprio un master in informatica e che mi serviva proprio per suggellare, proprio volevo inserire anche la parola professionista nel mio campo. E ho preso una certificazione sempre Microsoft chiamata MTA. Questa certificazione, diciamo, suggella una volta per tutte il fatto che Massimo, nel mio caso, sono un tecnico a 360 gradi. Lo volevo prendere, lo desideravo, sono riuscito a prenderlo al primo colpo, nonostante l'esame non fosse in italiano, l'esame è tutto in inglese, quindi sono riuscito a prendere quest'altro titolo. E oggi come oggi, non solo grazie a Sicurala, ma grazie all'altro ente per cui lavoro, cioè Click Academy, insegno io adesso i master per i ragazzi. Quindi questo è stato il mio percorso, diciamo, nel campo del tecnico informatico. Vediamo però adesso un po' la pratica. Allora, inutile dire che per poter fare al meglio questo lavoro bisogna essere un tantino, diciamo, dei buoni ascoltatori, perché quando vengono i clienti o quando chiamano le aziende non troveremo mai un clima, come dire, disteso, perché comunque quando ti chiama un'azienda c'è qualcosa che non va. Voi sapete che quando l'azienda si ferma, ogni minuto che l'azienda è ferma si perdono dei soldi,
Quindi bisogna essere celeri, bisogna ascoltare bene, anche se il datore di lavoro, preso dal panico, comincia a dire mille cose, alla fine, quando si è sfogato, bisogna prendere la situazione in mano, cominciare a vedere su tutti i computer che cosa è successo per risalire al problema. La fase da seguire di solito, quando c'è un intervento da fare, in primis la diagnosi visiva, proprio vedere che cosa c'è che non va nel computer. Poi, se si scopre che il danno è a livello software, bisogna cominciare a capire da dove è nato il difetto, se c'è un virus, se la macchina si è bloccata, si è inceppata perché magari ha perso dei dati, se anche un danno comune, la batteria tampone dei computer, l'ACMOS, quella che assomiglia a quella dell'orologio, la batteria tampone, molto spesso si scarica. È vero che è un componente che dura tanto negli anni, però arriva anche la batteria ad esaurirsi, quindi bisogna sostituirla. E ci sono tante piccole cose da tenere d'occhio per essere considerati dei buoni tecnici. In primis, quando viene un cliente e vi porta un computer, vi dirà al 90% delle volte: io non so che cosa ho fatto, però il computer non si accende più, ho bisogno di recuperare però i dati che ci sono dentro. Ecco, qui iniziano a sorgere i primi problemi per i tecnici che si, diciamo, definiscono tali, però poi si scopre che hanno dei limiti, tanti limiti. Ci sono tanti ragazzini che si svegliano la mattina, fanno una chiavetta con il sistema operativo su, iniziano a fare le cosiddette formattazioni da un euro e dopo aver installato il sistema operativo riconsegnano subito la macchina come se non fosse successo nulla. Quanto di più sbagliato? Oltre ad installare il sistema operativo, ci sono tutti i driver da controllare di ogni macchina, bisogna mettere a punto tutta una serie di programmi. Se il cliente ti chiede un programma X, o facciamo un esempio Photoshop, perché magari il cliente è un fotografo, sono comunque cose che il tecnico deve più o meno avere a disposizione, soprattutto se parliamo di programmi originali. Non parliamo dell'altra faccia della medaglia, lo sappiamo tutti, è il segreto di Pulcinella, che molti chiedono i famosi programmi non originali. Però è una questione, diciamo, è un'altra questione questa che si dovrebbe affrontare in un certo modo, però non capite bene, non possiamo addentrarci in certi argomenti. Comunque, il tecnico informatico nel corso degli anni ha avuto anche un'evoluzione. Voi sapete che dal 2019 ormai conviviamo con questa malattia, il Covid. Il Covid, io adesso non voglio dire cose strane, però ci ha tolto tanto il Covid, però nel campo dell'informatica purtroppo c'è stata un'evoluzione, perché è arrivata la formazione a distanza, è arrivato lo smart working, è arrivata la didattica a distanza, le riunioni, cose che col computer prima ovviamente non facevamo. Il tecnico informatico non era ricercato 3-4 anni fa come adesso, perché in questi anni di pandemia tutto è stato affidato per diversi mesi ai computer. Se voi vi ricordate, ancora oggi succede che in alcune scuole ci sono classi con purtroppo il 50% magari dei ragazzi infetti, e quindi si torna ad usare la didattica a distanza. È stato un fenomeno che vi posso garantire forte, nel senso che anche io personalmente, come tecnico informatico, non ero preparato a tutta questa mole di lavoro. E ti chiamano le scuole: non sappiamo configurare le email istituzionali per andare nel Google Classroom, non sappiamo configurare Zoom. All'inizio è stato un macello, però piano piano, con la dovuta calma, le dovute riunioni, perché la furbizia vuole che quando si va in una scuola o in un ente dove si deve fare un certo tipo di lavoro, si fa una riunione, si chiama tutti, si spiega la situazione, ed ecco che poi piano piano, chi recepisce bene già inizia ad andare avanti, chi magari ha bisogno di aiuto viene affiancato da un collega che ha preso bene appunti e ha capito quello che tentavo di spiegare durante queste riunioni che abbiamo fatto e che sono successe. Quindi il Covid, nonostante è stata ed è ancora qualcosa che
ci sta veramente cambiando, perché ha cambiato le nostre vite, si esce con la mascherina, si fanno i vaccini, si fa veramente di tutto, il Green Pass, ci sono tutta una serie di funzioni informatiche che sono state aggiunte. Anche le città, ad esempio il comune, per fare molti moduli che prima erano, diciamo, tra virgolette, obbligatori fare al comune stesso o in enti predisposti, facendo le lunghe interminabili file, adesso invece molte di queste domande si possono fare tranquillamente online. Quindi vedete bene che il Covid, nella sua negatività, diciamo, tra virgolette, per il mondo dell'informatica ha dato una spinta, io la chiamo spinta involontaria, perché comunque non era una cosa preparata o studiata a tavolino, è una cosa che è successa a causa di una conseguenza. Il mondo era piegato in due all'inizio da questa malattia, perché non si capiva nemmeno come affrontarla, e quindi l'unico modo era rimanere in casa, i famosi lockdown, e qualcosa bisognava fare per cercare di anche di perdere tempo nella vita privata di ognuno di noi. Voglio vedere chi è stato in casa i famosi 40 giorni e non poteva uscire, se non ha usato il computer almeno una volta o il telefonino. Quindi voglio dire, l'informatica è diventata, suo malgrado, un qualcosa che è salita di importanza, proprio ha avuto un'importanza molto più elevata. Allora, io tra l'altro leggo già nella chat, leggo alcune domande. E tra poco con Maria Luce vediamo, sceglierà lei, perché io vedo che in chat pubblica, non nella sezione domande, nelle sezioni domande c'è solo una domanda, tra virgolette, sì. Mentre nella pubblica ho visto adesso con la coda dell'occhio qualche domanda, poi piano piano adesso Maria Luce... E faremo tutte, dai. Dice. Io ultima cosa, sì. Quindi prima di passare alle domande, e anche per non sembrare prolisso, vi faccio vedere qualche ferro del mestiere. Allora, innanzitutto, questo strumento che ormai conoscete tutti è diventata, diciamo, il successore dei CD di una volta o dei DVD, è la famosa chiavetta USB. In una chiavetta USB il tecnico informatico deve avere tutta una serie di programmi, di configurazioni, di cose da tenere sempre a portata di mano. Io infatti questa la definisco ormai non più una chiavetta, ma proprio questa che ho io, un'arma, perché dentro c'è di tutto e di più, e quindi se io dovessi perdere il ferro del mestiere, è vero che è un backup, ci mancherebbe altro, però diciamo, come il muratore ha la cazzuola, tutta una serie di strumenti, il mio strumento è molto piccolo, non invasivo, però è molto importante, perché all'interno ci sono tutta una serie di programmi da tenere in considerazione. Poi, se invece vogliamo parlare proprio di strumenti, ad esempio, voi sapete che nel mondo dell'informatica esiste una parolina chiamata manutenzione. Le persone, la manutenzione, non sanno manco dove abita. Dico io sempre, scusate, ma quando voi comprate un'automobile, che fate? L'automobile ci andate fino a che il motore non si schianta, oppure... controllate l'olio, controllate l'acqua, controllate le gomme, controllate i freni, cioè fate tutta una serie di controlli. Perché il computer quando viene comprato viene abbandonato? Poi quando, povero PC, diventa talmente pieno di polvere che soffoca, all'improvviso poi escono le scintille dietro perché magari l'alimentatore va in sovraccarico, poi la gente si mette le mani nei capelli e dice ma com'è possibile? Io non l'ho mai toccato quel computer, anzi l'ho sempre tenuto come se fosse un figlio. Sì, però dentro bisogna aprirlo una volta ogni tanto, fargli la polvere, perché la polvere entra sempre e comunque, e bisogna usare degli strumenti. A volte chi può permetterselo ha l'aria compressa, il compressore dell'aria, quindi col compressore dell'aria molto velocemente si dà una spruzzata d'aria tale da togliere la polvere. Chi invece vuole lo strumento fai da te, io ce l'ho qua e lo uso molto spesso, c'è il phon dei capelli, non uno strumento che costa tanto, ma uno strumento che se tenuto ovviamente a freddo, mai a caldo, bisogna sempre usare l'aria fredda,
si può utilizzare se il phone è potente per creare un getto d'aria capace di andare ad eliminare tutta la polvere. Poi, molta gente, e ancora oggi questo succede, non sanno che esiste questo tipo di strumento. Questo si chiama, è una siringhetta. All'interno, la sostanza che vedete voi, si chiama pasta termica. Che cosa fa la pasta termica? La pasta termica serve per creare una specie di supporto al dissipatore del processore, quindi si frappone tra il processore e il dissipatore, in maniera tale da creare un qualcosa che aiuti il processore a non andare in sovraccarico. Voi sapete che la mente umana, se ragiona per 12-14 ore, inizia a sudare, perché voi sforzate la mente. Immaginate, siccome il cervello del computer è proprio il processore, suda. Se voi lo tenete acceso 24-25 ore al giorno, quel cervello suda. Dopo un tot di tempo, la pasta termica si secca. Certo, non subito, ci vogliono 3, 4, 5 mesi. Alcune paste termiche molto costose possono durare anche 8, 9, 10 mesi. Però la pasta termica, una volta ogni tanto almeno, va cambiata. E ancora oggi io ricevo computer, mi danno computer dove la pasta termica non è secca, di più. Computer con i dissipatori completamente affogati nella polvere. Quindi sembra una cosa stupida, però in realtà questo è uno dei problemi, ad esempio, che mi si pone molto frequentemente, ma anche nelle aziende. Io proprio la settimana scorsa sono stato in un'azienda dove ho aperto un computer e se io non avessi avuto la mascherina in faccia, non lo so che cosa avrei potuto prendere di malattie, di cose, perché era un qualcosa di inguardabile. Era un computer fermo lì da 8 anni, non l'avevano mai aperto, mai, ed è un miracolo che funzionava. Quindi voglio dire, sembrano sciocchezze, ma in realtà sono cose che bisogna assolutamente fare se vogliamo che il nostro PC sia performante come l'automobile. Ripeto, se l'automobile tu non gli aggiungi l'olio una volta ogni tanto, prima o poi la macchina ti saluta, si ferma e non si può fare più nulla. Siccome il tecnico informatico, se si specializza bene, come nel mio caso, può diventare anche un tecnico riparatore di cellulari o tablet, vi faccio vedere alcuni strumenti che io utilizzo quando devo smontare i tablet o gli smartphone, in maniera tale che se qualcuno non conosce questi strumenti e apre i cellulari con delle cose allucinanti, io ho visto gente che apre i cellulari con dei cacciaviti, fa dei numeri da circo, che mamma mia, non lo auguro a nessuno. Ci sono invece gli strumenti giusti per poter operare. Ad esempio, quando dovete sostituire uno schermo al cellulare, c'è questo strumentino che si chiama spudger, eccolo qua. Serve proprio per inserirlo, vedete come è minimale lo spessore? Serve appunto per arrivare negli spazi proprio piccolissimi, per cercare di andare a sollevare piano piano lo schermo del telefono senza andare a creare dei danni. Questo strumentino invece, che sembra una cosa uscita da uno studio dentistico, sembra quasi per i denti, in realtà funge più o meno, è simile come strumento allo spudger dei telefoni, però in realtà questo strumento qui serve più che altro per le fessure dei computer portatili. Voi sapete che il notebook, il computer portatile, ha anch'essi uno spessore di plastica che quando noi togliamo le viti, poi ad un certo punto bisogna andare a sollevare per iniziare ad aprire il computer portatile. Se non si usa questo strumentino qui, in un niente le plastiche si rompono. Rompendosi le plastiche, poi succede che il PC si chiuderà, ma rimarrà bello chiuso con lo spessore giusto, no, comincerà a ballare. Poi il PC, quando lo mettete sul piano, inizierà fare le bizze, perché non riuscirà più a muoversi. E io penso che gli strumenti base comunque li abbiamo fatti vedere tutti. L'ultimo che mi manca, e poi chiudo, è questo qui. Allora, questo strumento, questo, è molto importante soprattutto se si deve fare un backup. Come dicevo prima, il backup è una delle funzioni più importanti per i tecnici informatici, che sono chiamati
a salvare le aziende dove possibile. Questo strumento, come vedete, è capace di accogliere al suo interno sia gli hard disk, quelli nuovi, SATA, che quelli vecchi, IDE, in maniera tale che se voi avete un hard disk che ha bisogno di recuperare i dati, voi lo smontate dalla postazione che vi portano, lo inserite, come ho fatto io, qui dentro, dietro ovviamente si collega col cavo USB, si accende e voi potete tranquillamente entrare in quell'hard disk e cominciare l'operazione di backup. Io, Maria Luce, ti assicuro, okay, sono pronto a metterti per iscritto, che ancora nel 2022 ci sono i famosi tecnici della giornata che questa operazione la saltano e fanno bestemmiare i clienti come di loro. Va bene, allora chiudo questa, okay, questa parte. Iniziamo con botta e risposta. Dai, va bene. Allora andiamo nella sezione Massimo. Almeno iniziamo la sezione. Vai alla fine. Da Marco. Leggi tu? Allora, da Marco. Ah, ecco qua. Allora, ho intenzione di cambiare lavoro passando dalla GDO ad un lavoro di help desk primo livello e tecnico informatico. Ok. Partendo dall'help desk, è possibile crescere per una posizione di sistemista IT senza avere la laurea in informatica? Marco, assolutamente sì. Perché ci sono alcuni tipi di corsi proprio per l'help desk che ti fanno, diciamo, muovere gli strumenti da sistemista. Tu sai che il sistemista comunque si parla di flowchart, si parla di tutte quelle caratteristiche per mettere in moto i macchinari. Quindi, siccome tu sai, è nato lo smart working, l'help desk di primo livello o di secondo, di terzo livello, ti consente addirittura, se l'azienda ti dà modo, ti dà occasione, di poter lavorare addirittura da casa. Tu apri il tuo programmino in remoto, ce ne sono tanti, c'è Supremo, c'è TeamViewer, c'è AnyDesk, ce ne sono tanti altri di questi programmini dove tu puoi accedere tranquillamente da casa tua nella macchina dell'azienda e puoi apportare tutte le modifiche che vuoi, visto che sei un sistemista, apportare tutte le modifiche per fare in modo che il macchinario funzioni in maniera ottimale. Quindi sì, la risposta è sì. Ottimo. Luigi, vediamo. Luigi, ok. Allora, cosa ne pensi di Proxmox e quanto oggi è importante per un tecnico IT conoscere il mondo Linux? Allora, Luigi, sì. Il mondo Linux è un mondo parallelo a quello di Windows. Linux è stato adottato soprattutto a livello universitario per le ricerche. Tutti gli universitari che si affacciano alla programmazione vengono praticamente allattati, tra virgolette, con il Linux. Perché il Linux è un sistema non solo gratuito, aperto, open source, dove ognuno, ogni programmatore dice la sua. Ma programmi come quello che mi hai detto tu, Proxmox di Linux, sì, è un ottimo programma, è un ottimo, diciamo, punto di partenza per poter sviluppare tutta una serie di procedimenti su Linux. E sì, hai ragione dicendo che è importante per un tecnico conoscere il mondo Linux. Sì, perché non tutto viene svolto tramite Windows. Ci sono delle aziende che hanno il sistema Windows, ci sono delle aziende che hanno Linux. Poi ci sono le aziende, quelle un po' più forti di, diciamo, di risorse, che hanno addirittura l'ecosistema Apple. Ma l'ecosistema Apple, ricordiamolo, noi spendiamo tanti soldi, ma Apple è una costola di Linux. E con questo ho detto tutto. Ok. Luca. Vediamo Luca che cosa mi chiede. Allora, potresti elencare alcuni dei programmi più importanti che hai sulla USB e che ritieni più utili? Certo. Allora, bella domanda. Vabbè, qualcuno sì, certo. No, non sono avaro. Tutto si... Mi chiedi il 100% della chiavetta? No, però sì, qualcosa sì, te la dico volentieri. Allora, qui nella chiavetta ho dai programmi più semplici, tipo l'Office, che serve nelle aziende comunque per chi fa produzione o... anche per i semplici ruoli di segreteria dove serve comunque una lettera, un qualcosa con Excel, con PowerPoint. Abbiamo Adobe qui dentro, l'Adobe Acrobat, abbiamo l'antivirus, e come antivirus io consiglio, do due consigli, o Kaspersky o Malwarebytes antivirus. Vi prego, vi scongiuro, io non mi metto in ginocchio per non fare scene, però vi prego, non usate antivirus
AVG, FRE, Avast, Avira, Norton, Norton Antivirus. Ci sono tutti questi nomi qua che sono delle autentiche fetecchie. Usate delle... Io parlo in questi termini, scusa Maria Laura, Maria Luce, ma avendo l'esperienza li ho provati tutti questi programmi, quindi so se c'è qualcosa di buono e qualcosa di no. Se io sono arrivato a consigliare solo due di questi programmi, di cui Kaspersky, che è un antivirus tedesco prodotto in Germania e trasforma veramente il PC in una casaforte, solo che però Kaspersky ha la peculiarità di essere un pochettino pesante, quindi bisogna usarlo sui sistemi potenti. Ecco. Invece Malwarebytes, il secondo che proponevo, è leggerissimo, riconosce quasi tutto, e poi, visto che nell'introduzione noi abbiamo detto che qui dobbiamo svelare qualche segreto, uno di questi segreti, quindi Luca apri le orecchie, tu sai che nel mondo dell'informatica due antivirus non possono collaborare, si dice nel gergo tecnico vanno in conflitto, quindi si odiano, si guardano in caniesco, tanto da non funzionare né uno né l'altro. Il Malwarebytes, mi raccomando, che non si sappia in giro, è l'unico antivirus capace di lavorare a braccetto con il Defender di Microsoft. Quindi, tra virgolette, ti sto dicendo che due antivirus possono esistere all'interno di un computer. Un conto è lavorare con un antivirus, un conto è lavorare con due e sapere che funzionano entrambi. Quindi, se hai il problema con un antivirus che non riesce a riconoscerti magari qualcosa, c'è l'altro di supporto. Quindi, con questo sistema tu hai quasi l'85% della totalità di protezione da tutto quello che il web ti vuole lanciare per infettare il PC. Quindi anche in questo caso spero di aver dato una risposta completa. Grazie. Mi hai illuminato, grazie. Oh, vedi? Va bene. Poi c'è qualche altra domanda? Certo, Massimo. Sopra, quindi vado sopra. Sì, vai allora, sopra. Puoi accennare nella certificazione security cosa insegnano, certo. Allora, nella certificazione security insegnano vari tipi di metodi per potersi proteggere, per poter proteggere un sistema informatico, una rete informatica. Allora, non solo come utilizzare al meglio il firewall, perché il firewall non tutti lo usano, lo lasciano di solito impostato con le impostazioni normali che Windows offre, quindi mai nessuno va a toccare il firewall. Poi ti insegnano a capire quando c'è un attacco, se ci sono delle sorgenti che ti vogliono inviare delle email, se praticano il phishing o il vishing, tutte queste tecniche che servono per estrapolare i dati. Addirittura c'è il keylogging. Il keylogging è il peggiore di tutti. Il keylogging, vi dico subito, può rovinare le famiglie tranquillamente, perché che cosa succede? Non dovrei dirlo, però vi lascio questa chicca. E una volta mi è stato chiesto, come favore personale, ti prego, ti scongiuro, doveva fare un controllo per vedere se c'era un tradimento. Non faccio nomi, non faccio niente. E quando la persona digitava i tasti, a lui subito arrivava un'email con foto del cellulare, del notebook, quindi la foto sullo schermo, tutto ciò che aveva scritto, i siti che aveva visitato, eccetera, eccetera, fino a scoprire quello che c'era da scoprire. No, non dico altro. Quindi il keylogging è una funzione fatale, proprio perché ti conta veramente tutto sulla macchina. Quindi Massimo, visto che mi chiamo da solo, Massimo, ti insegnano proprio tutte queste tecniche che non solo servono per rompere le scatole molto spesso a dei sistemi, ma ti insegnano come prevenirle, quindi come capire in anticipo e come giocare di anticipo su tutte queste problematiche che il mondo dell'informatica purtroppo ci offre. Ok, perfetto. Vincenzo. Allora, buonasera. Dopo anni di esperienza nel campo, vorrei sapere dove prendere comunque certificazioni. Tenga presente che ho cominciato quando si usava Windows 3.11 e i famosi floppy. Ah, Vincenzo, bei tempi quelli quando Windows lavorava a braccetto con l'MS-DOS e c'erano i floppy. Sì. Allora, in pratica, per conseguire delle certificazioni più alte, visto che sicuramente, Vincenzo, l'esperienza già ce l'hai, visto che hai cominciato proprio, non dico dall'inizio, ma quasi,
Io ti consiglierei di puntare su un master, e il master che ti posso consigliare, però adesso io non voglio fare pubblicità, posso fare anche il nome, Maria Luce, non voglio sembrare... Prego, vai, vai. Posso? Ok. Sì, sì, certo. Ti consiglio Click Academy, non perché ci lavoro io e io sono insegnante del master, ma perché gli argomenti che affrontiamo nel nostro master per diventare tecnico informatico, secondo me sono quelli più adatti, che rispecchiano il mio modo di lavorare. Quindi solo per quello, togliamo la pubblicità, però è questo che ti consiglio, Vincenzo. Ok. Poi, vediamo. Vado sopra con Leonardo. Sì, vai, vai, Leonardo, sì. Allora, essendo un sistemista di rete, spesso mi collego su computer da remoto per interventi su applicativi. Uso VNC con una password per l'accesso, senza chiedere il consenso all'utente. Sto violando la privacy, le postazioni sono aziendali e non personali, grazie. Allora, Leonardo, qualsiasi cosa tu fai a livello aziendale, purtroppo sì, sì e no, cioè nel senso che comunque è il tuo lavoro, e se ti viene detto che puoi accedere tranquillamente alle postazioni, diciamo che la privacy casca. Se tu invece, oltre che sistemare gli applicativi, inizia a farti giri nel computer perché vuoi trovare del materiale, allora lì violi la privacy. Però se ti attieni a quello che ti dicono loro, entrare nella macchina, sistemare l'applicativo e uscire, cioè non violi niente, non violi la privacy. Quindi questa è la prassi da seguire. Quando ti danno un comando da fare, fallo, attieniti a quello, non andare in giro e vedrai che nessuno ti dirà mai nulla. Ottimo. Alessandro. Allora, buonasera. Per fare il backup invece, cosa consiglia come software? Oh, allora, c'è un software che si chiama Uranium Backup. Questo qui, proprio sul sito Uranium, vabbè, si fa una semplice ricerca su Google e si trova. È un software molto semplice da utilizzare. Non solo fa i backup, diciamo, quelli normali, ma usa anche il metodo del backup incrementale. Il backup incrementale serve per ridurre il tempo di attesa tra un backup e l'altro, andando ad aggiungere solo quello che è stato modificato dall'ultimo backup. Quindi, per quello si chiama incrementale. Quindi, ti consiglio questo. Poi, se invece tu vuoi qualcosa che proprio deve essere forte, professionale, ti consiglio, e tra l'altro lo trovi anche sul sito in maniera gratuita, il Macrium Reflect, si chiama così, Macrium Reflect. Ok, ho risposto. Ok, Luigi. Sì, Luigi Mauriello. Allora, Windows 11 o Windows 10, pensi che sia prematuro passare? Ah, bella questa domanda. Oppure pensi che in 6-7 mesi si può fare l'upgrade? Allora, caro Luigi, sappi che io ho Windows 11 dal mese di settembre. L'ho già installato. E sveliamo quest'altro segreto di Microsoft. Allora, Windows 11 non è un sistema nuovo. Windows 11 nasce proprio con il cuore di Windows 10, cioè tutto quello che c'è dentro è Windows 10 in pratica. Siccome ogni 6 mesi Microsoft rilascia il cosiddetto aggiornamento, quello incrementale, quello più corposo, gli hanno dato un nome. Simpaticamente prima lo chiamavano October Update, April Update, aveva dei nomi un po' strani. Poi si sono omologati con un nome più particolare. Chiamano ad esempio 19H1. 19H1 significa che quell'aggiornamento è del 2019, H1 significa prima metà dell'anno. Se tu vedi, Windows 11 doveva nascere e il suo nome doveva essere 21H2, perché guarda caso è stato rilasciato nella seconda parte del 2021. Poi i furbacchioni di Microsoft cosa hanno pensato di fare? Windows 10 però è da tanti anni che si chiama così Windows 10, dobbiamo fare in modo che la gente inizi ad abbandonare questo sistema prima o poi in favore di qualcosa di nuovo. In realtà hanno solo aggiunto un 1, cioè Windows 11, ma il software è sempre quello. Quindi puoi tranquillamente passare, installarlo, avrai magari un minimo di difficoltà nella voce impostazioni perché hanno cambiato un po' qua e là l'interfaccia, ma fidati che dopo una settimana che lo utilizzi ti sembrerà di utilizzare il 10, perché è quello in sostanza. Ok. Passiamo a Leonardo. Allora, Leonardo Curcio, invece per fare l'immagine del disco, allora sì, se tu vuoi fare l'immagine ci sono tanti programmi. E uno
uno di questi programmi, io già l'ho consigliato, si chiama Uranium Backup. Uranium Backup è capace di farti anche, non solo il backup, ma anche l'immagine. Cioè, se tu hai bisogno di un'immagine del disco, tramite Uranium Backup lo puoi fare. Altrimenti, se hai bisogno, come dicevo prima all'altro collega che ha scritto, c'è Macrium Reflect, anche lui è capace di farti l'immagine, e ci sono altre piccole funzioni, delle chicche, su quel piccolo software che ti possono aiutare proprio nel backup, perché quel software è adibito proprio ad aiutare l'utente finale a creare i backup nel miglior modo possibile. Ci sono tutta una serie di funzioni, fare le schedule, quando vuoi fare il backup, quindi ci sono tutta una serie di chicche lì sopra, su quei due programmi, che veramente ti rendono, cioè ti svoltano la giornata, soprattutto se sei un'azienda. Ok. Grazie. Allora, passiamo un attimo alla chat, perché qualcuno ha fatto domande anche nella chat. Ci trasferiamo lì. C'è Claudio che ne ha fatte un po'. Prova a controllare anche tu. Allora, sì, salgo in alto. Sì, allora, Claudio Gastaldi. Ok, è lui, giusto? No, sì. Risolviamo qualche domanda, io poi vado in alto. Quindi sono partito da e salgo in alto, d'accordo? No, perché Claudio ne ha fatte un po', quindi poi okay, ci vediamo. Allora, dimmi tu quante ne risolviamo a Claudio. No, risolviamo allora, due, tre, guarda, e poi andiamo su. Sì, se no, puoi anche controllare nell'elenco, se hai qualche domanda che ti ha incuriosito, me la puoi girare anche tu. Certo, quindi. Va bene, dai. Allora, partiamo. Claudio Gastaldi mi chiede, il Keylogger come lo hai installato? Claudio, io non ti conosco, non so chi sei, mi auguro che tu non usi questo strumento a scopi, diciamo, investigativi, perché è qualcosa che veramente devasta. Io l'ho usato 2-3 volte, poi ti giuro, non l'ho usato più, ce l'ho ancora qui dentro, ce l'ho conservato per studi, ma non lo uso più. Quando vengono le persone a chiedermi, non vengo, perché il risultato è qualcosa di devastante. Cioè, se veramente poi la persona trova quello che deve trovare con il Keylogger, rovini una famiglia. E quindi non passiamo a un'altra domanda, dai. Va bene. Caterina. Sì, non vorrei. Certo. Caterina voleva sapere se è possibile recuperare dati che sono stati cancellati anche dal cestino. Allora, la questione del cestino è questa. Quando voi svuotate il cestino, c'è un cosiddetto tempo di recupero. Cioè, se tu svuoti il cestino e dopo 5 minuti dici porca miseria, ho svuotato il cestino, ma voglio recuperare quel dato. Dopo 5 minuti puoi farlo. C'è un programma che si chiama Recuva, che lo puoi trovare tranquillamente su internet, Recuva si chiama, e ti dà proprio nelle varie opzioni di recupero la voce cestino. Così lui già fa una scansione direttamente nel cestino. Se il file l'hai eliminato da 5 minuti o da poco tempo, massimo un quarto d'ora, hai una grande probabilità di ripescare quel file. Ma se tu ti svegli dopo 2-3 giorni dicendo ma no, quel file l'ho cestinato e l'ho svuotato, mi serve, dopo 2-3 giorni la percentuale è bassissima. Parliamo dell'ordine del 20% di probabilità, è bassissima. Non dico impossibile, se hai la cosiddetta botta di fortuna, sì, lo becchi, però molto difficile, dipende molto dal tempo che passa. Ok, grazie. Allora, Claudio, quali sono gli algoritmi standard per la crittografia simmetrica? Allora, gli algoritmi standard per la crittografia simmetrica, questa è una domanda più da programmatore, però gli algoritmi standard, da quello che so io, per crittografare, c'è l'AES a 256 bit, che è quello che tra l'altro viene utilizzato da WhatsApp, da Facebook, è un metodo di crittografia elevato. Infatti, visto che lui parla di crittografia simmetrica, io ti dico che su Windows c'è una funzione chiamata BitLocker capace di... poi tra l'altro ne abbiamo parlato nel Tech Job Day, quindi deve essere qualcuno che ha seguito e ha tenuto questa domanda per tutti questi mesi. E dicevo, il BitLocker è capace di usare quel tipo di crittografia per fare in modo che se qualcuno toglie l'hard disk, lo ruba proprio fisicamente, e lo vuole installare, lo vuole aprire in un'altra postazione, non potrà farlo, perché c'è un codice lunghissimo che viene generato in fase di attivazione di BitLocker,
capace di andare a scoraggiare questo tipo di usanza, cioè il fatto di andare a fregare le hard disk. Okay. Ok. Sempre Claudio, quali programmi usi per l'analisi delle reti? Allora, vediamo un po' quali programmi usi per l'analisi delle reti. Allora, io uso un semplicissimo programma chiamato PortScan. Questo programma PortScan non solo fa il calcolo in breve di una rete a livello, diciamo, di indirizzi IP, ma ti fa il resoconto dei MAC, cioè dei MAC address, cioè proprio dell'indirizzo fisico della macchina, non quello del DHCP dato dal router. Poi ti dà tutta una serie di scansioni sulle porte, cioè questo piccolo programmino PortScan ha un mondo dentro dove tu puoi andare veramente a controllare e a verificare qualsiasi tipo di rete e vedere l'analisi, cioè fare l'analisi per capire se c'è un computer che magari ha un indirizzo doppio, un conflitto o magari una semplice caduta di connessione che può andare a causare un inceppamento della rete, che sostanzialmente quando cade un computer poi a volte capita che anche gli altri, sentendosi in imbarazzo, dice perché lui è caduto, io no, cado anch'io. E quindi capita, può capitare. Ok, sempre Claudio, il load balancer, io lo dico così, è prima del firewall? Allora, il load balancer, capito, il load balancer sì, è prima del firewall, era un piccolo software che veniva utilizzato un po' di anni fa, faceva, diciamo, era la prima versione del firewall, non era molto potente, però diciamo sì, load balancer sì, è prima del firewall, assolutamente sì. Ok, poi sempre Claudio, il SIEM di solito dove lo posizioni nei dispositivi di rete? Allora, il SIEM dove lo posizioni nei dispositivi di rete? Allora, il SIEM, ti dico la verità, Claudio Gastaldi, Claudio. Okay. È una delle pochissime cose con cui ho avuto, tra virgolette, poco a che fare, nel senso che nelle aziende dove sono andato il SIEM non mi è stato mai consentito di utilizzarlo perché avevano già dei programmatori o dei tecnici che facevano solo quella cosa lì, andavano a sistemare solo quella parte lì, quindi non ho avuto modo di metterci le mani, sono onesto, quindi ti dico, non ti saprei rispondere, a questo giro non ti saprei rispondere. Ok, perfetto. Allora, se non ci sono domande, il webinar in teoria è finito. Vediamo un po' se qualcuno scrive ancora nell'area domande. Nel frattempo, mentre parlavi, ho condiviso in chat anche la survey, così vediamo un attimo di capire i prossimi argomenti, magari da fare insieme, perché comunque, ripeto che con Massimo ci vedremo ad aprile e a maggio con due appuntamenti. Quindi se non c'è, vediamo, c'è qualcuno che sta scrivendo. Nel frattempo vi invito ovviamente come sempre a seguirci su Rete Informatica Lavoro e a consultare le offerte di lavoro per tecnici informatici che sono presenti online. Ci trovate su tutti i canali social, questo video lo troverete da domani mattina sul nostro canale YouTube. Vediamo se c'è qualcun altro. No, stanno salutando. Penso che siano tutti in fase di saluti. Tutti in fase di saluti. Vediamo un attimo, qualche istante così. Nel frattempo ti ringrazio, sei stato veramente cordialissimo e chiarissimo nella tua esposizione. E ci vediamo è presto. È arrivata una domanda. Ok, va bene, dai, l'ultima. L'ultima domanda. Vai. Ok, vado. Allora, vediamo un po'. Caterina. Oddio, non mi esce. Ah, eccola qua. Si può sapere se un sistemista della propria azienda entra nel PC aziendale? Ah, bella domanda questa. Sì, però devi installare un piccolo programmino nel computer che tu ritieni sia insediato. C'è un piccolo programmino, si chiama. Aspetta, che se vuoi te lo dico. Si chiama. Aspetta, che c'ho un elenco. Lo vedo in un attimo. Questo programmino si chiama nei tuoi preferiti, vero? Ok, PowerCapt. Allora, questo programmino, se lo trovi, perché non lo trovi nella maniera convenzionale, devi andare su qualche sito
a spulciarlo, però se ti metti d'impegno con Google, dopo 2-3 ricerche lo trovi, e serve proprio per individuare un accesso. Lui crea un registro e ti dice se qualcuno è entrato nel PC in orari non consentiti o fuori dall'ambito lavorativo. Ok. Ma è gratuito? Oppure... Sì, è gratuito. Okay. Questi programmini così piccoli, cioè sì, quello che consiglio io per la stragrande, è tutta roba gratuita, che comunque sono programmatori in gamba che rilasciano questi software anche in maniera gratuita e funzionano bene. Quindi meglio consigliare qualcosa di gratuito, non qualcosa di pagato. Quello sì, sempre. Va bene, dai, detto questo... È arrivata un'altra domanda, vediamo. Ah, ok. Ma non basta il registro eventi di Windows per questo? Sì, anche. Però, caro Antonio, devi sapere che chi fa l'accesso al computer, se ha un minimo di intelligenza, può usare una VPN. Se usa una VPN e si nasconde, neanche quel programma che ho consigliato io può andare bene. Bisogna sperare che chi fa quel tipo di accesso non sia così intelligente da attivare una VPN, perché se attiva una VPN, la Virtual Private Network, sul registro risulterà che il computer che si è collegato dalla Cina. Tu come fai poi a individuare chi è? Va bene, perfetto. Dai, Massimo, questa volta ti saluto, saluto tutti. Ci vediamo quindi al prossimo webinar giovedì prossimo e noi ci vediamo. Fra qualche mese. Ciao a tutti, buona serata. Buona serata, grazie per essere stati qui. Ciao. Ciao.